Ciao ragazze, allora benvenuto al solito appuntamento mensile dei preferiti del mese, sempre in collaborazione con Federica Dery Bruno qui su YouTube, che saluto e mando un bacione grandissimo. Mi raccomando, andate a vedere il video di Federica perché non ve ne pentirete, è una ragazza davvero simpaticissima e troppo forte. Vi linko giù nell'info box, come sempre, il link al suo canale. Mi raccomando, passate a trovare la mia amica Fede. Allora, inizio subito col farvi vedere i preferiti del mese. Allora, inizio con i prodotti per il viso e vi mostro questa CC cream della Dabo Eco Lifestyle che ho preso al Cosmoprof. Praticamente è una crema bianca che vi mostro subito. Aspettate che l'ho utilizzata abbastanza e non esce. Vedete? È praticamente bianca. E all'interno contiene dei microgranuli che, insomma, quando andate a stendere il prodotto, ne ho messo un botto, faccio a me, vedete, si trasforma, vedete, si trasforma, prende, insomma, il vostro colore di pelle. Non so se si può notare perché ne ho messo una quintalata. Ora lo stendo bene. Vedete? Cerco di stenderla meglio che posso. Vedete? Si trasforma insomma del colore della vostra pelle, è davvero molto buona. Questa qui ha un SPF 50, sinceramente non so dove la potete trovare perché è una marca coreana che ho trovato lì, l'ho pagata 5 euro, l'ho voluta provare perché non avevo questa tipologia di prodotto, avevo insomma le BB cream e sinceramente non conoscevo neanche questa CC cream e nulla, mi piace perché è molto idratante e si amalgama bene insomma con la pelle del vostro viso. Insomma, prende praticamente, si trasforma praticamente del colore del vostro viso. Cioè, davvero mi ha stupito come prodotto. Sarà perché insomma non conoscevo questa tipologia di prodotto, quindi sono rimasta tipo così, però è davvero buonissima. Non so se la potete trovare in giro su eBay o su Amazon, insomma, questi siti qua, perché non vi ripeto, non conosco questa marca. Io e Carmela siamo state attirate moltissimo dai packaging che avevano i loro prodotti e ci siamo insomma fermati a questo stand e abbiamo comprato questa CC cream. Questa qui è per pelli secche. Carmela ne ha preso un'altra che è un packaging molto bello per, diciamo, pelli normali. Quindi ho usato moltissimo questa qui. Poi, come prodotto viso, ho utilizzato tantissimo la cipria della Liol. Il packaging è favoloso, niente da dire. Rosa con il brillantino sulla carrozza è davvero super. E ho scoperto anche che il piumettino all'interno, vedete, è molto utile perché copre, diciamo, dà una maggiore coprenza alla cipria, perché ho notato che con il pennello il prodotto, diciamo, si disperde. E quindi ho preso ad utilizzare il piumettino e devo dire che l'effetto mi piace molto. Davvero un'ottima cipria, mi sta piacendo tantissimo. Questa qua la potete trovare su Amazon, ad esempio, e la mia è la 23, la Natural Beige. Questa qui, molto buona. Mi piace perché mattifica molto bene il viso e fa un effetto tipo ceramica al viso, bellissimo. Poi, sempre come prodotti, diciamo, come prodotto viso, sto utilizzando tantissimo questo blush della Pease, che è un omaggino che mi è stato fatto al Cosmoprof da questa azienda. E questo qui è un blush con olio di argan. Questo
con argan oil. È un bellissimo colore, è un pescato rosato, pieno zeppo di microglitter. Vedete, è anche molto molto scrivente. Questo qui è il colore e mi piace perché dà un bel effetto salute al viso, è molto molto bello. E poi profuma di olio di argan, cioè qualcosa di fantastico, troppo troppo bello. L'effetto è proprio salute, mi piace moltissimo. Questo qua sempre, non so dove potete trovare questa azienda, vi ripeto, perché è un'azienda tipo polacca, a giudicare dalle scritte qui dietro. E questo qui è il 36. Molto molto buono. Poi, cosa ho utilizzato? Allora, sempre per, diciamo, per il viso, ho utilizzato tantissimo questo primer della Studio Makeup, che utilizzo sia per gli occhi che per le labbra, e mi ci sto trovando divinamente. È un primer correttivo, tipo rosino, vedete? E mi piace davvero tanto, ha un ottimo profumo. È meno coprente, diciamo, per gli occhi, vedete? È meno coprente per gli occhi rispetto a quello lì di Essence, però comunque copre tutte le venuzze presenti sulla palpebra. Non è, diciamo, un primer di quelli lì trasparenti, ma comunque, diciamo, corregge anche la palpebra e corregge anche le labbra, favorendo anche l'applicazione, insomma, delle matite, dei rossetti, perché comunque enfatizza il colore, cancellando, insomma, le labbra. Tipo un Lip Erase della MAC, per intenderci, se credo che si dice così, perché lo vedevo sempre da Mia nei video. Quanto è bella Mia, un bacione. E nulla, mi ci sto trovando bene. Anche questo prodotto qui, purtroppo, non so dove lo potete trovare. Sicuramente è un prodotto americano, anche se qui sta scritto distribuzione by Studio Makeup Bologna, Italy. È un prodotto però made in USA. Se mi metti a fuoco, forse vi può essere d'aiuto. Non so se per dirvi c'è un distributore in Italia, a Bologna, però davvero mi sto trovando bene con questo prodottino qua e ha una scadenza di 18 mesi ed è 10 ml di prodotto. Allora, voglio prendere un secondo la salviettina per struccarmi e vi faccio vedere poi il resto. Poi ho utilizzato, cioè sto utilizzando questo campioncino di mascara della Youngblood e devo dire non è male, allunga abbastanza le ciglia e anche lo scovolino mi piace perché non, essendo molto fine come vedete non vi sporcate praticamente, lo utilizzo anche vabbè quando applico le ciglia finte perché permette insomma di prendere tutte le ciglia, come vedete, e mi piace, e essendo anche un prodotto naturale, praticamente si strucca anche facilmente. Ecco qua. E nulla. Questo qui, la Young Blood, la potete trovare nelle profumerie La Gardenia, ad esempio, e questo qui è l'Ultra Juice Lashes Mineral. Vabbè, spero che ve lo metti a fuoco. Sì, è questo mascara qui, impossibile da pronunciare, che ho trovato nel set dei sample che mi hanno dato in fiera. Però vi ripeto, è davvero buono. Mi piace soprattutto perché si strucca facilmente, non dovete stare lì 3 ore a cercare, insomma, di struccare il prodotto. Poi, sempre per gli occhi, sto utilizzando tantissimo questo Long Lasting Long Wear
Eyeshadow Artist di P2 che ho trovato nella pochette che mi hanno dato nei vari omaggi ed è un rosa perlatino, diciamo. Mi piace perché diciamo è abbastanza neutro e lo posso utilizzare un pochettino per tutti gli ombretti. L'ho utilizzato anche a solo e devo dire che non mi va nelle pieghette e illumina moltissimo l'occhio, quindi promosso. È davvero molto molto bello, si asciuga subito, si stende anche diciamo facilmente, non vi va insomma a fare quelle pataccate di prodotto, si può stendere e niente, mi sto trovando davvero bene, devo dire la verità, credo che ha altre colorazioni e questo qui è lo 070 Blush of the Rose. Che ovviamente non si vedrà mai perché è specchiata, diciamo, la scritta, però fidatevi, è il Blush of the Rose, il numero 070. Ottimo, ottimo prodottino. Poi, come prodotto per gli occhi, vi riappioppo sempre lei, raga, ma la sto utilizzando a bestia, è la palette di BH Cosmetics, Lits Judy Time. E questa qui è una palette, secondo me, multiuso, davvero, la potete utilizzare per tutto. Cioè, io la utilizzo praticamente, si può dire, tutti i giorni, perché c'ha questo caramello e quest'altro, oddio santo, quest'altro color caramello che io li utilizzo tantissimo nella piega, insomma, degli occhi, vedete, nello sfumone, e quell'altro più chiaro per, diciamo, colore di, come si dice? Per insomma, uniformare meglio la sfumatura, per non creare insomma quello stacco tra il color marron caramello forte al chiaro. Utilizzo insomma come colore di transizione, Dio santo, grazie, quest'altro color caramello qui che è bellissimo e sono tutti e due matte. Ho utilizzato anche questo violettino qui. Io quest'altro marroncino qui che pure è molto molto bello, quest'altro colore qui che è super super luminoso, davvero mi sta piacendo tantissimo questa palette e questa la potete trovare sul sito BH Cosmetics. Eccola qui. Davvero ottima e si può davvero utilizzare per tutto. Potete ricreare sia look da giorno che look da sera. Davvero un'ottima, ottima palettina. E questa qui, ovviamente, è una marca che non è testata sugli animali ed è questa palette è stata creata proprio per questa YouTuber, questa guru americana famosa. E insomma, l'ha ideata lei, questa qui. E poi, come ultimi due prodottini, è una combo, ovvero la matita di Collection Professional. Questa qui è la 20 Magnetic Purple ed è una matita labbra che vi voglio sbocciare. Ed è un viola prugna, come potete vedere, molto molto scuro. L'ho utilizzata anche come rossetto ed è fantastica. La adoro davvero. Costa tipo 3-4 euro, ma è ottima. E vedete quanto è grande, cioè davvero dura tantissimo. E l'ho abbinata con questo rossettino della Liol, della linea Dollish Lipstick. Questo sempre lo potete trovare su Amazon. Ed è un rossettino sheer che, come potete vedere, non è molto molto coprente, ha questo finish, diciamo, glossato, però applicandoci questa matitina qua l'effetto è tutt'altra cosa, è davvero wow. E mi sta piacendo tantissimo questa combo e l'ho utilizzata tanto in questo mese, davvero tanto. E questo qui della Liol è il 9 Bordeaux Wine, che inutile che vi metto a fuoco perché è troppo troppo piccolo scritto, perché poi la predominanza sono tutte scritte giapponesi, quindi non si capisce nulla. E niente ragazze, questo è quanto. Questi sono stati i prodotti preferiti di questo mese, o perlomeno quei prodotti che ho utilizzato spesso. E niente, io vi mando un bacione a voi, mando un bacione a Federica e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!